siamo in compagnia di Clito, personaggio di Montemasi, uno dei più noti nella zona. E ora lo sai che faccio? Cosa ti occupi nella vita, di le cose più io, che hai fatto con più passione? E le donne. Perché per me era la migliore risorsa di tutto il mondo. Non ho fatto mai figurette. Ora, da qui avanti, sono diventato vecchio. Ma te non ci vai, se fai figurette. No, ci vuoi. Ci vai qua, lo stesso. Damine, ma è meglio fare massaggi che morire di fame. Non è bello? È vero. Io faccio massaggi. Okay. L'altra sera uno mi ha detto, ti mi fai fa male massaggi la schiena. O fai te massaggi? No, mi ha detto. Dice mi fa male la schiena. Io non c'è problemi. Ti faccio massaggi io. Tanto non va più. Comunque l'importante è la passione, anche vedere, toccare, no? La passione? No, ieri sera ce l'ho fatta, ma quanto bestemmiato. Però comunque direttamente come si deve è normale, non c'era. Quello che può pretendere. Ho preso una pasticca l'altra sera di quelle di Agra, sì, blu, sì. Ha detto quello. Guarda, piglia questa, vai come in seguito. Ho fatto una dormita come in ciuco. No. Ho detto, non ne piglio più. Ma meglio da me che con quei troiai lì. Te lo giuro. Ci vedo. Fai vedere la medaglia. Ma questa è una. Gruppo, guardati. Bella, dei carabinieri. Guardati. Bella. Questo è onore. Ci vedo. Va bene, allora si rimane così. Poi invecchierò così o morirò prima? No, speriamo di invecchiare così, che morì prima. Se mi riesce ad invecchiare, invecchio, se no. Stai invecchiando bene. Se muoio sul campo sono contento, lo sai, sì, perché almeno mi figlioli pieno. Infatti, giusto. La vita è bella, ricordatelo. Lo so, va goduta ogni istante. È bello anche le donne. Sì. Anche brutte. Sì. Importante al buio. Che siano buoncitte. Sì, che un e che diano retta. Vero. Ciao Clito. Ciao. Saluta. Ciao.